Era un'altra di quelle cose temporanee che erano state fatte e che purtroppo ci ha accompagnato per diversi lustri. Adesso abbiamo messo fine alla rotondina provvisoria, abbiamo fatto questa bella rotonda, i lavori sono stati fatti veramente con tempi celerissimi, il risultato mi sembra ottimale, non ci sono state polemiche, non ci sono stati grandi problemi sulla viabilità. Credo che il lavoro sia stato apprezzato sia per la celerità che per la qualità del lavoro. Con questo abbiamo concluso proprio il lavoro di sistemazione sia della rotonda di via Fonte Regina che della rotonda qui di Ponte San Gabriele. L'anno scorso iniziammo i lavori nel periodo quasi a ridosso della riapertura delle scuole e qualche piccolo disagio fu creato alla viabilità. In questo caso abbiamo ritenuto di iniziare i lavori volontariamente a ridosso della conclusione dell'attività scolastica, del trasporto extraurbano, e quindi diciamo che abbiamo ovviamente avuto in questo caso ragione rispetto forse all'altra volta che qualche disagio è stato creato. Non solo il Ponte San Gabriele ma anche l'accesso alla città, credo che nonostante qualche piccola resistenza iniziale sulle modalità, la larghezza e quant'altro, adesso i cittadini hanno iniziato a percepire anche la bontà del lavoro, molti ci continuano a fare i complimenti per quell'ingresso che si sta concludendo con la sistemazione dei passaggi pedonali protetti. Devo dire è un lavoro che si è concluso e si è concluso molto bene. Mi ha messo il lavoro altrettanto, c'è stato questo incidente, purtroppo un incidente che ha creato dei disagi all'impalcato del viadotto, che ha creato problemi alla struttura tirando fuori i ferri di carpenteria, e questa cosa ovviamente ha necessitato un intervento di somma urgenza che è stato fatto in tempi celerissimi con la sistemazione di lamine di fibra di carbonio che hanno riconferito alla struttura la stessa resistenza meccanica, per cui nel giro di una settimana il lavoro è stato eseguito, riaperto, ed è stata fatta anche un'attività di macchiaggio, proprio di manutenzione ordinaria all'intero impalcato con la sistemazione del verde circostante.